Allora, Ciao amici di Facebook, è da un bel po' che qualcuno mi chiede di dire due parole riguardo a un sacco di cose che ci interessano e ci riguardano di persona. No, oggi ero qui in questa piazza, Alfonso inquadra la piazza, bella, triste e desolata, triste e abbandonata, e ho voluto fare una prova insieme ad Alfonso. Abbiamo fatto con Alfonso la prova, abbiamo fatto due tavoli da quattro persone. Questo è un tavolo da quattro persone. E questo è un tavolo da quattro persone, rispettando tutto quello che la probabile fase 2 ci dice che dobbiamo rispettare. Allora, in pratica cosa succede? In uno spazio in cui noi mettevamo circa 30, 34, 30, 34 persone, metteremo 8, 12, 10, 12 persone. E cosa vuol dire? Vuol dire che 1, 2, 3 e 4. Vuol dire che in uno spazio che prima, diciamo, veniva occupato per 34 persone, ce n'è un terzo, insomma, un terzo di quello che potevamo sfruttare prima. Questo per dire cosa? Allora, siccome è un momento cruciale, noi volevamo sottolineare, per quanto riguarda me, Alfonso e altri amici, l'inadeguatezza di un'eventuale fase 2 legata al distanziamento sociale, pretendendo anche il rispetto dei livelli occupazionali precedenti, in quanto se un'attività commerciale era strutturata per servire contemporaneamente 80-100 persone, oggi potendone servire 30 persone, quindi in totale una serata 45-50 persone, come potrà mai mantenere lo stesso livello occupazionale di prima? Questa è rivolta a dei professoroni che mi dicono: è finito, bisogna adeguarsi al futuro, il mondo è cambiato. Io mi adeguo volentieri al futuro, caro cucciolo e cari cuccioli, ma si devono adeguare anche gli altri, perché i costi che sostenevamo prima non potranno più essere sostenuti dopo, perché se prima si pagava una locazione a una cifra 1000, per esempio, di 1000, oggi potendo occupare il 30% dello spazio dovremmo pagare 300 in proporzione. Se prima avevamo 30 dipendenti, ora, anche se siamo nati per assumere e non possiamo pagarli 30 dipendenti, dovremmo tenerli 12 al massimo. Questo per dire cosa? Questo è rivolto a Peppareo nostro. Peppe e caro Speranza, non ci fare aprire. Non vogliamo aprire e non vogliamo manco soldi, non vogliamo niente da te e da nessuno, come non ce l'avete mai dati, perché siamo arance per voi, da spremere e basta. Bene, continua a spremerci. A noi sai cosa ci interessa? Che ti occupi degli affitti e non secondo il principio del quale lo Stato non può intervenire nei rapporti tra privati, perché sei già intervenuto nei rapporti tra privati, perché mi hai fatto chiudere tutto questo, me l'hai fatto chiudere, giusto, eh? Un applauso, bravissimo, ma non me l'hai fatto chiudere te, io ho chiuso da solo prima che tu me lo dicessi. Sto chiuso, io sto chiuso, a me va bene, io sto chiuso. Però siccome sei intervenuto prima a farmi chiudere, ora te devi intervenire e vedere come mi devi risolvere il problema dell'affitto, ma quello di a marzo, aprile, maggio, quello che mi dirai di stare chiuso, quello che sarà giusto stare chiuso, prima me lo pago da solo l'affitto, prima mi pago tutto da solo. Le utenze, ma dimmi una cosa, scusami, luce chiusa, gas chiuso, acqua chiusa, ma arriva 500 euro, devo pagare tasse, paratasse, diritto di trasporto dell'energia, ma so chiuso Peppe, oh Peppe, e so chiuso, so chiuso. Le utenze ci devi pensare te, io non ti voglio dire come devi fare, perché faccio un umile ristoratore da quando ho 4 anni, ce l'ho 41 e 37 anni, mi faccio un buco del culo così. Chi mi conosce sa che lavoro quasi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Sti problemi me li devi risolvere te, Peppe, Peppe, perché c'ho l'utile dell'anno scorso, che mo fra un paio di settimane e tu vuoi i piccioli, come dicono a Palermo, perché se no qua e si perde la testa. Io tranquillamente sto chiuso, guarda, te la lascio tutta chiusa. Ti lascio tutta a casa. Risolvimi il problema sanitario, me lo risolvi per bene te il problema sanitario. Mi risolvi il problema delle utenze, perché me lo devi risolvere te il problema delle utenze, non lo devo risolvere io. Io sono chiuso. Poi cucciolo, mi rivolgo a quei cuccioli che dicono che stanno facendo un ottimo lavoro al governo. Bravi, meravigliosi, non chiamate le banche, 25.000 euro te li danno subito. Il resto bisogna aspettare, ragazzi, aspettate, bisogna vedere l'Europa cosa fa, però c'è una condizione che mantiene lo stesso, una delle condizioni sembra possa essere
mantenere lo stesso livello occupazionale. Ah sì, Cuccio, quindi questo è un tavolo da 4. Un tavolo da 4 dove ne mettevo 12 persone. Io con un tavolo da 4 dove mettevo 12 e tengo gli stessi camerieri, gli stessi cuochi, gli stessi chef, ho 9 camerieri per servire invece che 100 per servire 30 persone. Peppe, non avete mai lavorato in vita vostra, mai, non sapete nemmeno cosa vuol dire lavorare. Noi lo sappiamo e lo sanno ste mani, ste dita rotte, scassate e lavorate con dita rotte. Noi lo sappiamo che vuol dire sudare notte e giorno, non dormire la notte e pensare. Per lanciare un'attività ci vogliono anni e anni e anni per lanciare un'attività, e sonni rubati e famiglie distrutte, viaggio di nozze non fatto. E chi mi conosce lo sa, mi sono sposato, manco sono andato a vedere la sventurata, nemmeno in viaggio di nozze sono andato. Perché? Perché ero attaccato e sono attaccato alla mia attività, sono attaccato ai miei dipendenti, e io non ho bisogno di dimostrare nulla e né di dire nulla. Chi mi conosce sa quello che ho fatto, quello che abbiamo fatto noi, per chi lo dovevamo fare. Oggi non sono né triste né nulla, perché giustamente questa situazione nessuno l'ha voluta, nessuno l'ha cercata e non è la colpa di nessuno. Ma non sono nemmeno qui a chiedere assistenzialismo e né nulla, e soltanto chiedo di essere coerente con le vostre idee. Chiedete sacrificio, ma lo dovete chiedere a tutti. Io sono il primo a volerlo fare, rinunciando a qualunque cosa. Non voglio nulla da voi, né soldi, né aiuti economici, non voglio nulla. Voglio che vi fate carico di questo periodo di chiusura. L'affitto, perché lo devo pagare io? Tu ci pensi te, mi hai fatto chiudere te, hai fatto chiudere Alfonso, gli hai detto ad Alfonso di non vendere cioccolata. E tutti i tabacchi vendono le cioccolate, bene di prima necessità. Dobbiamo stare chiusi, ed è giusto, io non sono d'accordo nemmeno sulla fase 2. Basta poco, basta imparare dalla Cina, basta vedere quello che è successo ad Hong Kong. Vedi, parlo e sputo pure, magari rischio di infettare pure qualcuno. Noi siamo stati chiusi, noi siamo chiusi dall'8, l'ultimo giorno l'8 di apertura, prima del decreto. L'ultimo giorno di apertura eravamo pieni. Ovviamente non dormivamo notte perché avevamo paura. Noi non vogliamo riaprire, io non voglio riaprire. Te mi devi far stare chiuso fino a quando il contagio sarà a zero. Perché tanto riaprire in un ristorante o qualunque attività nel bar come quello d'Alfonso, con un terzo delle capacità o un quarto delle capacità per stare tranquilli, ma mantenere lo stesso livello occupazionale, le stesse spese, la stessa potenza di kilowatt per l'energia, gli stessi costi, comunque sono attività che sono nate, si sono evolute, si sono strutturate nell'arco degli anni per sopportare una determinata quantità di clientela che oggi non ci sarà. E poi comunque la gente non verrà mai a mangiare, ma che venga a mangiare un tavolo da 4 con l'ansia che quello accanto mi infetti, non mi infetti, eccetera. La fase 2 non ci distratti, facci aprire a settembre direttamente, fatti carico, non della mia vita personale, mi faccio carico io, ci penso io alla mia famiglia. Lì 600 euro te li lascio per chi ci ha bisogno veramente, non ti preoccupare, tu fatti carico soltanto di tutto questo ambaradam che mi hai fatto chiudere. Siccome dici che ci vuole solidarietà, ci pensi te alla solidarietà, la chiedi te a chi la devi chiedere la solidarietà. Poi non ho titoli per parlare di economia, né tantomeno di decreti finanziari e né tantomeno di decreti sanitari. Quello ci pensa l'Ilaria Capo a livello sanitario e tanti altri fior di economisti a livello economico, ma basta parlare con 2 o 3 commercialisti che hanno un po' di sale in zucca per capire che non è un grande decreto. E a livello assistenziale, per quanto riguarda i dipendenti, ci ritroviamo anche di fronte a cercare di dover dare delle spiegazioni ai nostri dipendenti che navigano in un'incertezza incredibile, ai quali abbiamo detto prima si dice che dobbiamo anticipare noi, poi che pagheranno le banche, poi che l'INPS pagherà sui conti correnti. I dipendenti, gente che giustamente campa con lo stipendio come noi, con le entrate del ristorante, che non sa nulla. Se qualcuno vuole dire che questo governo o le istituzioni in generale e tutti gli enti, i vari enti, si sono comportati bene durante questa emergenza, sono degli ipocriti e anche un pochettino ignoranti, perché forse non hanno mai lavorato 12 mesi l'anno, non hanno idea cosa vuol dire affrontare delle emergenze economiche che noi purtroppo, vivendo in una città
siamo costretti ad affrontare con, diciamo, periodi di picchi di lavorativi, come dei picchi anche essere novembre, gennaio e febbraio, ma dover mantenere lo stesso l'occupazione, perché non è che si licenzia la gente dall'oggi al domani. No, io dico soltanto una cosa, caro Peppe, fare degli affitti, ti devi occupare delle utenze, ti devi occupare dei nostri dipendenti, devi tutelarli te, non io. Io non li posso tutelare, non ce l'ho i soldi per mantenere lo stesso. Se te mi fai aprire con un tavolo da quattro, questo, io non posso mantenere tutti i dipendenti che avevo prima, io non li posso mantenere. E manca, ci vai tu a stare giornate intere attaccata al telefono a chiedere che cosa? Il cappio al collo? No, comparuccio mio, io due conti li so fare. E lo sai cosa lo dimostra? Che ti pago ogni anno centinaia di migliaia di euro di tasse e contributi per dipendenti e per tutto il resto. E non ho nessuna pendenza né con te né con nessun altro ente né con nessun dipendente. Posso andare fiero di quello che ho fatto. Per me, per noi parlano i fatti di questi anni, per voi parlano pure i fatti di questi mesi. Mentre io, un coglione di Firenze, parlavo con i miei dipendenti a febbraio e gli dicevo: oh ragazzi, fatevi la spesa, pigliate un po' di scatolette, mettetevi acqua in casa, perché qui arriverà un problema. Voi eravate lì a dire: andiamo a fare l'aperitivo, andiamo a Milano, aperitivo grande a Venezia. Questo avete fatto voi, cari cuccioli, non l'abbiamo fatto noi. Voi ci avete detto di stare tranquilli. Guardate la Nuova Zelanda cosa ha fatto. Non dovete guardare noi. Noi abbiamo dei diritti, degli obblighi e dei doveri. Adempiremo i nostri doveri quando qualcuno sarà in grado di tutelare i rapporti nostri con tutti il resto delle persone che ci circondano. Fornitori saranno pagati, noi vogliamo pagare, guardi, i miei fornitori a gennaio sono stati pagati, a febbraio quasi tutti, ringraziando a Dio, non ho un debito, non ho nulla e sono a posto. I dipendenti, l'affitto di marzo è stato pagato, ma a aprile io non voglio pagare un cazzo, perché mi hai fatto chiudere, caro Peppuzzo, non è colpa tua. Va bene, allora ci si divide le responsabilità. Io non incasso, io non guadagno, ma non guadagnerà nessuno in questo periodo, tutti a zero. Chi c'ha c'ha, chi non c'ha non c'ha. I 600 euro te li lasciamo tranquillamente per fare cose migliori che rispetto a noi, perché noi siamo sempre a aranghi spremieri, siamo qua per essere spremuti, ma fino alla curva. Le vostre considerazioni, io col cazzo apro un posto dove spendo decine di migliaia, cioè quasi centinaia di migliaia all'anno tra affitti, condomini e cose varie, per far sedere un terzo delle persone. Non si apre, non è giusto niente in questo periodo, è giusto che tutti ci facciamo carico di responsabilità, siamo responsabili. A posto, ciao, ci vediamo domani, con domani faccio pure un'altra idea.